Bentornati a Sfumature Verdiane. Continuiamo ancora anche oggi con Nabucco e lasciamo quindi la parola a un regista. Arnaud Bernard è il regista a cui è stato affidato l'ultimo allestimento di Nabucco all'Arena di Verona. Il suo Nabucco è un Nabucco estremamente particolare. Sì, perché in primis mette in relazione tutte le varie vicissitudini di cui vi abbiamo raccontato su Nabucco. Nabucco, opera risorgimentale o no? E lui l'ambienta proprio nel pieno del risorgimento, nella fattispecie nelle 5 giornate di Milano, dove sappiamo che Verdi non ha mai preso parte alla battaglia. Arrivò semplicemente a Milano, finite le 5 giornate, di passaggio per andare a comprare dei poderi a Busseto. Ma Nabucco è una di quelle opere, direi quasi impossibili per un regista. Sì, perché Nabucco si basa principalmente sulle grandi masse, sui grandi momenti corali. Il coro è quasi sempre presente in quest'opera e muovere le masse non è una cosa semplice, ma Arnaud Bernard ci riesce benissimo. Andiamo a capire tramite le sue parole come ha ideato questo allestimento. Io ho sempre pensato, e lo dico da francese, che il Risorgimento italiano sia stato un momento, uno dei momenti storici, intellettuali, popolari, più importanti della storia d'Italia. È stato un periodo in cui si sono visti grandi atti di eroismo, di abnegazione e di fermenti popolari guidati da grandi personalità politiche, intellettuali, tutte orientate all'unificazione e alla libertà della propria patria. Partendo di questa intuizione, che avevo già da anni, di legare il Nabucco di Verdi al periodo di occupazione austriaca e all'epoca di creazione e di composizione dell'opera, ripensato o prima di andare nella progettazione precisa e nell'ambientazione di questo Nabucco nelle 5 giornate di Milano, a Milano, intorno al Teatro La Scala, all'interno del Teatro La Scala, mentre una rappresentazione del Nabucco in cui si vede il Nabucco in scena mentre gli austriaci sono ancora le forze di occupazione dell'Italia. Prima di andare a una cosa così specifica, ho pensato a una scena che è stato un shock quando ero bambino. Devo dire, tutte le pellicole di Visconti lo sono state, dalla Caduta degli Dèi e Gattopardo, tutte queste pellicole che sono ancora adesso delle pellicole che portano un'ispirazione immensa, continua. Ho ripensato a Senso di Visconti, in cui vediamo, durante una rappresentazione del Trovatore, non nel Nabucco, del Trovatore di Verdi alla Fenice, non alla Scala, vediamo questa lite che viene dalla rappresentazione stessa, in cui il pubblico di ufficiali austriaci in platea, l'opera in palcoscenico e il popolo italiano che dai loggioni butta dei volantini sulle forze di occupazione. E avevo in mente, avevo l'intuizione che una chiave fortissima per leggere il Nabucco così. E devo dire che questa scena così efficace, così significativa, ha segnato profondamente la mia fantasia. Insisto molto sulla parola fantasia. Ehi, attenzione, ma allora un regista può fare quello che vuole? Può inventarsi una trama? Ah già, ma è la stessa cosa che hanno fatto appunto Temistocle Solera e Verdi. E in più lui non ha reinventato una trama, ha semplicemente messo in scena quello che tutti hanno sempre pensato di Nabucco, appunto in quanti si sono identificati con quel Viva Verdi. E poco conta se quel Viva Verdi in realtà è un inno nato parecchi anni dopo, alla vigilia di Ballo in Maschera. Lasciamo di nuovo quindi la parola ad Arnaud Bernard. Persone mi diranno: sì, ma il regista non deve fare atto di fantasia, solo di fantasia, non si può permettere certe cose. Ma in questo caso la fantasia del Nabucco è una fantasia totale. Il libretto di Nabucco, i personaggi sono di pura invenzione, ma anche la situazione degli ebrei a Babilonia
per niente era un futuro schiavo e che ha vissuto ciò che vivono nell'opera di Verdi. Quindi c'è una grande, grande fantasia, una grande libertà creativa sfruttata dal librettista. Devo dire che non c'è niente riferimento storico, per esempio, sulla fulminazione del Nabucodonosor nella storia. Niente. Questo è un esempio di libertà creativa che può prendere anche il regista. E penso che la fantasia con la quale ho immaginato di rappresentare il Nabucco, tipo un Francesco Giuseppe d'Austria che entra nelle strade di Milano mentre le 5 giornate, dopo dai bombardamenti, che si fa prendere il potere dalla sua propria figlia, alla fine è una fantasia che non è così stupida o esagerata rispetto alla storia dell'opera stessa. A partire dal momento in cui trovavo una linea giusta a rendere la libertà del popolo, che non c'è, perché non è successo nella storia. Il popolo italiano non è stato liberato dagli austriaci. E questo l'ho risolto con la lettura del teatro nel teatro, con la morte di Abigail in teatro, mentre i partigiani italiani buttano dei volantini e gridano Viva Verdi. Quando ho studiato di più la creazione e il Nabucco per allontanarmi di un'intuizione, ma entrare nel lavoro drammaturgico preciso e di costruzione di scene dopo scene, quando ho letto che il padre di Temistocle Solera è stato negli anni 1820 assieme a altri carbonari accusato di tradimento e di cospirazione da parte degli austriaci, è stato condannato a morte e la pena fu tramutata in quasi 20 anni di carcere allo Spielberg, che era una carcere terrificante. Non posso immaginare che quando Solera e quindi Verdi hanno pensato al loro Nabucco, non posso immaginare che Solera non abbia pensato alla sofferenza del padre nel carcere dello Spielberg e alla sofferenza del popolo italiano, che ha sofferto tanto mentre l'occupazione austriaca. È molto importante quando si fa un spettacolo che è così poco aspettato, perché fare un Nabucco risorgimentale nel 1840 con in scena, no, niente elementi biblici, ma una scenografia che rappresenta la Scala di Milano. È importante di dare una grande motivazione, di motivare le masse. Mi ricordo benissimo il primo incontro per spiegare il concetto al coro, alle masse, diciamo, per convincerli che questa lettura era molto forte, per raccontare la mia propria fantasia, il mio proprio delirio, e che gli ho spiegato ciò che vi sto spiegando e che ho detto: sapete, signori e signore, dietro di voi, Piazza Bra, c'è una scritta in cui c'è una certa signora nel 1860 qualcosa che fu fucilata dai austriaci. Vi propongo di raccontare il Nabucco così, di raccontare la vostra storia, non per fare il regista moderno, semplicemente perché io sono assolutamente convinto che Verdi e Solera, anche se non volevano assolutamente fare un'opera risorgimentale, con una storia risorgimentale, hanno pensato alla sofferenza del popolo. E quindi vi propongo di raccontare così il Nabucco, rispettando le azioni, l'invasione, il re che non viene fulminato, ma che è un attentato nella mia regia. Questa lettura, che può essere perfettamente criticata, fa parte del processo di criticare, interessante, io sono totalmente aperto alla critica. Ma quando si pensa veramente a tutta la storia del Risorgimento italiano, ai carbonari, a tutto questo mondo, io sono convinto che è una lettera che è molto rispettosa e secondo me molto giusta, fantasiosa, ma molto rispettosa. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like sotto il post
a condividerlo e a seguire la mia pagina. Ma Sfumature Verdiane non termina ovviamente qui, ci vedremo domani con un altro episodio e con quale opera? A domani!